Alberto, il fratello minore, aveva un'altra passione. La sua passione era tutta per un bellissimo pulcinella che, tirando certi fili, muoveva con molta sveltezza gli occhi, la bocca, le braccia e le gambe, tale e quale come potrebbe fare un uomo vero. E per essere un uomo vero non gli mancava che una sola cosa: parlare. Figuratevi la bizza di Alberto. Quel buon figliolo non sapeva rendersi una ragione del perché il suo Pulcinella, ubbidientissimo a fare ogni sorta di movimenti, avesse preso la cocciutaggine di non voler discorrere a modo e verso, come discorrono tutte le persone per bene che hanno la bocca e la lingua. Fra lui e Pulcinella accadevano spesso dei dialoghi e dei battibecchi un tantino risentiti sul genere di questi. «Buongiorno Pulcinella», gli diceva Alberto, andando ogni mattina a tirarlo fuori dal piccolo armadio dove stava riposto. «Buongiorno Pulcinella», e Pulcinella non rispondeva. «Buongiorno Pulcinella», ripeteva Alberto, e Pulcinella zitto, come se non dicessero a lui. «Su via, finiscila di fare il sordo e rispondi buongiorno. Se non vuoi parlare con me, guardami almeno in viso», diceva Alberto un po' stizzito, e Pulcinella, ubbidiente, girava subito gli occhi e lo guardava. «Ma perché?» gridava Alberto, arrabbiandosi sempre di più. «Ma perché se ti dico guardami allora mi guardi e se ti dico buongiorno non mi rispondi?» E Pulcinella zitto, brutto dispettoso. «Alza subito una gamba», e Pulcinella alzava una gamba. «Dammi la mano», e Pulcinella gli dava la mano. «Ora fammi una bella carezzina», e Pulcinella allungava il braccio e prendeva Alberto per la punta del naso. «Ora spalanca tutta la bocca», e Pulcinella spalancava una bocca che pareva un forno. «Di già che hai la bocca aperta, profittane almeno per darmi il buongiorno». Ma Pulcinella, invece di rispondere, rimaneva a bocca aperta, fermo e intontito, come generalmente parlando è il vizio di tutti gli uomini di legno. Alla fine Alberto, con quel piccolo giudizio che è proprio di molti ragazzi, cominciò a mettersi nella testa che il suo Pulcinella non volesse parlare né rispondergli perché era indispettito con lui. Indispettito? E di che cosa? Forse di vedersi mal vestito, con un cappellaccio in capo di lana bianca, una camicina tutta sbrindellata e un paio di pantaloncini così corti e striminziti che gli arrivavano appena a mezza gamba. «Povero Pulcinella», disse un giorno Alberto, compiangendolo sinceramente, «se tu mi tieni il broncio non hai davvero tutti i torti. Io ti mando vestito peggio di un accattone».